invece se ti lasci andare tranquillamente dentro te stesso, apparirà un'immagine, apparirà una risposta e potrai finalmente fare una scelta. Non è che ci vuole molto tempo, non è che devi prendere tempo per fare una scelta, il tempo giusto è il tempo che ci vuole, diciamo così, non devi aspettare un secondo di più. Nel giro di poche settimane, un mese, 2 mesi, quello che è, ti verrà fuori chiaramente una risposta. Allora quella sarà la risposta giusta, sarà la scelta giusta. E una volta imboccato la strada, diciamo, quella strada lì, poi potrai modificare tutto, però sarà l'inizio di una tua nuova vita, che sia con il vecchio partner, e allora deve essere l'inizio di una nuova relazione col vecchio partner, perché se sei arrivato al punto di dover decidere, perché qualcosa evidentemente non andava, qualcosa non funzionava. Quindi ci sarà una nuova strada, ci sarà una nuova possibilità, e questo devi giocartelo sicuramente. E se invece sarà la strada nuova, beh, devi affrontarla con distacco dal risultato, senza fare paragoni col passato e rendendoti conto che le cose poi potranno modificarsi, potranno cambiare, insomma. Però l'unica cosa fondamentale è non avere mai rimpianti e mai rimorsi. Una volta che la scelta viene dal tuo profondo è perché ti porterà sicuramente da qualche parte, perché ti consentirà di raggiungere dei risultati positivi nella tua vita, come miglioramento, come persona sicuramente. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo gli appuntamenti di Torino venerdì 24 gennaio alle 20:45 col mio seminario dal titolo Se soffri non è amore, come conquistare la persona giusta, riferimento 333 1511703. E ti ricordo il seminario di Milano, domenica 1 marzo, ore full immersion dalle 9:30 alle 19:00. Per il seminario dal titolo Autostima e seduzione in amore nel lavoro, riferimento 333 1511 703. Ciao a tutti. Ciao a tutti, come scegliere davanti ad un bivio in amore? Bene.